È la semplice storia, questa, di una modesta famiglia. Comincia all'alba di un giorno qualsiasi e comincia come qualsiasi giorno di qualsiasi famiglia. Buon appetito. C'è abbastanza zucchero? Spicciati su, altrimenti fai tardi, lo sai. Ciao. Ciao. E così aveva inizio la giornata delle due semplici e affettuose creature. La mamma preparava la biancheria da consegnare alle proprie clienti. E Riccardo si recava al negozio, dove faceva il commesso, o quasi. Buongiorno. Buongiorno, caro, vai presto. Oh, Riccardo, apri un po' questo pacco. E aprilo bene, mi raccomando. E presto, eh? Beh, hai fatto? Hai smelto, no? Sì, ho finito. No, lascia, piega la carta. Carino, carino, proprio mi piace. Che guardi? Piega, piega. Vedete, sì? Ora lo proviamo. Adesso vedi, ecco, lo mettiamo in funzione. Adesso basta, vai a lavorare, piega, sì, bravo. Mettiamo un po' via, prendiamo qua la batteria. Tiravano innanzi così. La mamma prendendo il lavoro presso case private. E Riccardo arrotondava il suo compenso facendo commissioni. Riccardo, quando hai consegnato puoi andare a casa? Sì, va bene. Questo lo manda il mio principale. Ah, bravo.
Questo è per te. Grazie, arrivederla. Per un accordo convenuto, le mance erano sue. E il ragazzo le conservava gelosamente in una sua cassettina. Da quando poi era arrivato al negozio quel carillon, Riccardo era diventato più economo, avaro quasi. Oh, ciao Riccardo. Ciao. Come stai? Bene. Tutto bene? Aiutami ad apparecchiare, sono stanca oggi. Da quel giorno, Riccardo compiva il suo lavoro con più amore. Quel carillon lo aveva stregato. E lo puliva, e lo accarezzava, e lo toccava sognando il momento di farlo suo. La mamma aveva altri pensieri, ben più gravi. E nella diuturna fatica che la minava a poco, aveva dimenticato perfino l'onomastico del suo bambino. Era stanca, affranta. Da qualche tempo un dolore fitto ai reni la impressionava, ma continuava ad andare avanti per lui, per Riccardo. Vai, vai. Ciao, ciao. Arrivederla. Oh, Riccardo, oggi è la tua festa, caro. Lo sai, io non ti ho potuto comprare nulla, però... Guarda, ecco, questi sono i soldi e puoi andare al cinematografo. Sei contento? Sì. Adesso siedi e mangiamo. Quello, mamma, me lo compri? No, Daniela, via. Sì, mamma, comprami. Ma no, non fare capricci, sì, parliamo. Sì, mamma, oh, Daniela, assolutamente, sì. Sì, mamma. Buongiorno. Buongiorno, signora. Vuol farmi vedere quel carillon che è in vetrina? Subito, signora, subito. Riccardo? Riccardo, su,
Prendi quel carillon, quello col paperino che sta in vetrina. Fa presto, su. Svelto, figliolo, svelto. Da qua. Ecco. Guardi, signore, graziosissimo. Guardi, molto bello. Ora glielo provo, se lei gradisce, signora. Guardi, guardi. È una cosa nuova. Aspetti. Carino. Mamma, compramelo, sì. Carino. Grazie. Carino, ma sì, è carino, ma che cosa te ne fai? Quanti viene? 2000 lire, signora. Ma no, è troppo, Daniela. Sì, no, no, contenti, sta povera figliola, ma signora. Ma compramelo, sì. Ah, vabbè. Ecco così. Vedrà che sarà contenta. Tieni, metti in carta, su. Dunque, vede, signora, è una novità questa. Una novità. In fondo si ritorna al passato, perché il carillon, lei lo sa, era una cosa di 50 anni fa. Ad ogni modo, lei vedrà che la bambina si divertirà molto. È una cosa molto, molto carina, signora. Sì, sì. Signora, grazie. Da qua. Attenta che lo rompi. Dai, dalla me. Buongiorno, signora, buongiorno. Arrivederci. Un duro colpo per Riccardo. Teneva tanto a quel giocattolo. Ed erano mesi che si sacrificava per mettere via il denaro necessario. Ma dopo qualche giorno... Buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono venuta qualche giorno fa con la mia bambina a comprare questo carillon col paperino. Non so se lei si ricorda. Sì. E la bambina appena arrivata a casa non l'ha voluto più. Si è messa a piangere e non ne vuole più sapere. Io adesso non so come fare. Ho speso 2000 lire. Cioè, ma, vede, non so proprio se lei me lo potesse signora, cambiare. Signora, io non posso no, perché... Dammi qualche cosa, ma signora mia, veramente io... Se proprio non vuoi ridarmi i soldi, guardi, è nuovo. Lo, guardi, lo provi. Sì, ma... Signora, la bambina non l'ha neanche toccato, è tanto capricciosa capisco. E io adesso non so proprio come regolarmi. Sia gentile, veda un po' lei di venirmi incontro, io... Facciamo 1500. Come vuole, come vuole. Grazie, lei è stato veramente gentile. Prego, signora. Buongiorno. Buongiorno. Riccardo, prendi, rimettilo al suo posto in vetrina, sì, e anche ci metterai davanti il nuovo prezzo. Mettiamo questo prezzo qui, 1500, per reclam, capisci? Sì. 1500? Sì. Posso uscire un momento? Va bene. Per me, però, fa presto, eh? Sì, sì. Sono questi. Ma dove li hai presi? Posso prenderlo? Benedetti ragazzi. Prendilo, potevi anche dirmi che ti piaceva tanto. Grazie. Santo Dio, guarda un po' sti figlioli, ma... Era felice Riccardo. E non immaginava certo che la mamma, proprio in quel momento, era costretta a mettersi a letto. I dolori che da tanto tempo la tormentavano si erano acuiti. Proprio non ce la faceva più. Vederla?
faccio vedere. Ferma! Sto ferma! Uffa! Ferma. Leva quella mano! Mamma! Oh, Riccardo! Mamma! Che cos'hai? Oh, Riccardo! Ho un dolore qui, tremendo. Senti, fammi un piacere. Vai a chiamare un dottore, eh? Fa presto. Vai, caro. Vai. Buongiorno, signora. Buongiorno, dottore. Cosa c'è? Mi dica. Ho un dolore ai reni qui, che non mi posso muovere, dottore, non so. Ora vedremo di che si tratta. Si tiri su. Così. E qui? Ah, sì. Respiri forte, signora. Ancora. Si mette giù. Piano. Da quanto tempo fa male? Ma è più di un mese, dottore. Ma perché non mi ha chiamato prima? Respiri ancora. Così. Basta. Faccia queste iniezioni. Sì. E questo per bocca. Ripasserò ancora a vederla. Grazie, dottore. Arrivederci. Buongiorno, buongiorno. Dottore? Che c'è? Dottore, che cos'ha la mamma? Niente di grave, un po' di mal di reni. Vedrai, passerà presto. Vedrai, vedrai, starà tranquillo. Arrivederci. Dottore, e i soldi? Che? Sì, i soldi. Che? Lascia correre, ciao. Dottore? Dottore? Che c'è? Tenga.